Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Allora, siamo a novembre, faccio il consueto video mensile sull'orto, faccio prima una panoramica e poi vi parlo un po' in dettaglio di ciò che sta funzionando e di ciò che non va. A fine video, se avrete la pazienza di rimanere con me, vi svelo poi qual è il segreto, secondo me, che poi segreto non è, di questa esplosione di vita. L'ho beccata in tempo reale. Perla! Non è una lettiera quella! Guarda, ecco, questo forse è il segreto numero 2, eh? La concimazione naturale. Dai, ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci qui. Allora, intanto una piccola premessa. Tutte le piante che vedete, tutti gli ortaggi, io li ho trapiantati a settembre. Siamo a novembre, quindi da allora io ho fatto praticamente niente. Anche le infestanti ne ho tolte ben poche e lo vedremo tra un po'. Qui sta piovendo da 6-7 giorni in modo incessante. È uscito un po' di sole e quindi ne ho approfittato. Oggi c'è una bellissima luce, anche se non sta illuminando l'orto, però arriverà piano piano, quindi dopo ci spostiamo. Allora, partiamo dalle insalate. Come dicevo, queste ovviamente le ho messe a settembre, si sono salvate praticamente tutte dalle lumache grazie al Ferramol. Mi dispiace dirvi sempre le stesse cose, anche nell'altro video l'avevo detto, ma se mi trovo bene ve lo dico e magari vi può servire. Qui abbiamo il cassone delle fragole, vedete ci sta ricrescendo l'erba. Questa erba qui era quella che era latente dentro il panetto di terra delle fragole e sta venendo fuori, però le fragole stanno abbastanza bene, quindi adesso appena si asciuga un po' il terreno tolgo l'erba, insomma, così posso anche mettermi un po' in ginocchio per terra. I cavoli li avevo messi soltanto perché avevo degli spazi vuoti e si stanno riprendendo tutti abbastanza bene. Avevo messo qualche cavolo cinese in più perché tanto non avevo mangiato niente le altre volte con le lumache, ma vedo che le attaccano veramente in modo massiccio. Le lumache amano i cavoli cinesi, quindi questo è un dato di fatto. Questo è il cassone dei radicchi, stanno venendo su abbastanza bene, qualcuno più avanti, qualcuno meno. Ne ho messi altri pure qui insieme a qualche cavolo. Questi stanno soffrendo un po' perché qui davvero le lumache hanno fatto man bassa. Qui abbiamo dei cavoli cappucci che ormai sono pronti da raccogliere e abbiamo delle verze e soprattutto abbiamo delle coste che io continuo a raccogliere settimanalmente, continuano a rigettare. E come vi avevo detto nell'altro video, un paio di piante di queste coste sono degli scorsi anni, altre invece sono nuove, ma sono tutte molto buone e vengono su abbastanza bene, molto velocemente. Ho dato già una rincalzata ai finocchi, ma devo dargliene un'altra perché vi faccio vedere. Vedete, quella parte esterna così non va bene, bisogna accostare la terra e quindi rincalzarli. Gli spinaci erano partiti bene, ma si sono fermati strada facendo e onestamente non capisco il perché. Ci deve essere probabilmente qualcosa nel terreno che gli sta dando fastidio. Ho un pH a loro sgradito, vedete sono rimasti piccolini e molto raggrinziti come foglie, però sono buoni lo stesso, si mangiano, si raccolgono e via. Qui abbiamo tutto il cassone dei cavolfiori, ecco, guardate, ci siamo quasi. Scusate, c'è Dan che mi sta muovendo la macchina fotografica. Ci siamo quasi, io penso ancora una quindicina di giorni, massimo 3 settimane, e alcuni, quelli precoci, dovremmo essere pronti a raccoglierli. Eccoli qua. Ci sono ovviamente poi quelli tardivi, vedete ancora non c'è neanche la palla. Farò un video a breve sulla coltivazione del cavolfiore, è appena uscito quello sul broccolo. Ecco, questa è meglio che la raccolgo quanto prima, questa, perché se la stanno mangiando le lumache. Ci sono rimasti ancora i fiori e danno un colpo d'occhio eccezionale. Io finché durano questi li tengo, poi ovviamente quando non sarà più il loro momento, che il freddo arriverà veramente, poi appassiranno. Spero poi che si riprendano per il prossimo anno, non lo so, perché io come fiori non sono molto bravo, anzi se avete un consiglio da darmi vi ringrazio. Abbiamo ancora un po' di basilico e questo ormai è da raccogliere tutto perché ormai il freddo è arrivato. Quel cassone l'ho lasciato così, ho ancora delle melanzane pronte da raccogliere che nel frattempo sono venute fuori, sono rimaste piccoline ormai, vedete, però è ancora commestibile. Diciamo che questo qui era il cassone del estivo e l'ho lasciato alla fine perché mi sono portato avanti con le melanzane e le ho raccolte fino a 10 giorni fa. Non sono riuscito neanche a riempirlo tutto con le piante. Qui avevo messo i cavoli cinesi, ma come vedete c'è rimasto niente, voraci veramente. Questi sono i broccoli di cui vi ho parlato l'altro video. Nel frattempo, da quando ho fatto il video, sono passati 15 giorni, ho già raccolto qualcosa, vedete questo? È pronto. Qui abbiamo una fila di piselli che ho seminato una quindicina di giorni fa, forse anche 20 giorni fa. Lì ne ho altre due file.
Questi li ho fatti col metodo non tradizionale, ho scavato per terra e ho seminato semplicemente piselli. Col metodo no dig invece non è venuto niente, ma lì probabilmente ho sbagliato io, ho sbagliato terriccio. Questa distesa che vedete sono tutte cime di rapa, qualcuna sta iniziando ad andare in fiore, quindi è tempo di raccoglierle, di mangiarle, soprattutto la quarantina, la prima metà è la quarantina, infatti come vedete i fiori arrivano proprio da loro. La sessantina vi faccio vedere, giustamente molto più indietro, quelli con i fiori sono la quarantina, infatti finisco il video e li raccolgo. Abbiamo ancora qualche broccolo a stadi intermedi, questo è un intermedio 75-90 giorni, questo invece è un tardivo, è un 120 giorni, questo dovrei riuscire a raccoglierlo, se va tutto bene, intorno a gennaio. Ecco, è importante scaglionare le varietà, che così insomma si raccoglie sempre qualcosa. Vi mostro i cavoletti di Bruxelles, io ne vado matto, e quest'anno abbiamo anche una bella pianta, questa purtroppo si è rotta, la do alle galline. Vedete, i cavoletti crescono qui sulle ascelle tra il ramo principale e i rami laterali, dai getti vengono fuori i cavoletti di Bruxelles. Siamo ancora indietro, non vedo se c'era qualcosa da farvi vedere, ma no, è ancora presto per loro. Comunque le piante sono sane, ho avuto poco attacco da parte delle lumache qui, quindi è andata abbastanza bene, dai. Faccio vedere solo sta creatura splendida che mi segue ogni volta nell'orto. Dan, lo vedete in tutti i video, lui mi segue, chiede soltanto una carezza, non chiede altro. Vero Dan? Andiamo. Ecco, diciamo che tra tutti i cassoni che ho fatto ce ne sono rimasti ancora tre con le colture estive. Ovviamente ormai è andata così. Abbiamo ancora qualche melanzana da raccogliere, qualche peperone. Guardate che gruppo di peperoni. Questo adesso finisco il video e li raccolgo. E ovviamente abbiamo i fiori delle melanzane, ma quelli ormai è bella che è finita la cosa. Una grande soddisfazione me lo sta dando il cavolo nero quest'anno. Era un po' di tempo che non riuscivo a avere piante così sane, rigogliose. Allora, io faccio l'orto da una quindicina d'anni, non è molto, e non è ovviamente il mio mestiere, per me è un hobby, eh. Però io ho sempre avuto problemi di orto invernale, non ho mai avuto una resa soddisfacente. Allora, a memoria di quello, io quest'anno ho messo un po' di più di ciò che mi serviva e a un certo punto mi sono fermato, perché quello che mettevo veniva su bene e velocemente, tant'è che, come vi dicevo, ho 3-4 cassoni ancora con le colture estive, uno lì e uno qui. Avrei potuto convertirli all'orto invernale, ma li ho lasciati perché ho roba in eccesso, per fortuna. Allora ho riflettuto, cos'è che è cambiato rispetto agli altri anni per quanto mi riguarda? È cambiato il compost, cioè la metodologia di lavoro. Quest'anno utilizzo il compost col metodo no dig, per quello che riesco a fare, eh. Cerco di seguirlo abbastanza fedelmente, ma non riesco a tagliare bene l'erba velocemente come fa Charles Dowding, che è molto bravo ovviamente, però non utilizzo concimi chimici, ma neanche quelli naturali. Ho smesso con lo stallatico pellettato, con la pollina, ho smesso con tutto. Questo secondo me quest'anno si è rivelato veramente vincente e sono veramente contento di aver fatto questa scelta, perché questo mi dà la possibilità di lavorare meno nell'orto, perché il tempo è sempre quello che è, ottenere più risultati e ottenere una resa per metro quadro enorme. Ecco, questo è praticamente pronto, lo togliamo. Ad esempio, torno qui sui broccoli, qui ci saranno 20-25 piante in 2 metri quadrati, cioè è impensabile poter fare una cosa del genere con la coltivazione tradizionale. Il sesto di impianto è di 50 o 70 cm tra file e piantine, qui non ho rispettato niente e stanno venendo su abbastanza bene. Quindi il consiglio che mi sento di darvi è: se avete un orto piccolo, poco spazio, provate anche voi a acquistare del compost di qualità. Io il mio l'ho preso dalla fungaia e il risultato sapete qual è? I risultati sono funghi, funghi ovunque. Qua ne ho altri che ormai si stanno marcendo. Io non li conosco i funghi e li lascio lì. Uso solo quelli delle ballette mie coltivate, insomma acquistate. Sicuramente sono buoni perché sono funghi che sono venuti fuori dal compost, ma non mi fido a prenderli. Questo per dirvi che con una poca spesa iniziale, io ho speso circa 300 euro, soprattutto per il trasporto, perché il compost in sé costa veramente poco, ma con quella spesa in 2 anni vado a pari, perché non utilizzo la moto zappa, non utilizzo il motocoltivatore, quindi la benzina per questi utensili, non utilizzo concime. L'unica cosa che ho messo è il tris di prodotti per la peronospora e ho usato un po' di piretro per quanto riguarda la cavolaia, altro non ho fatto. Quindi sono veramente contento quest'anno di come sta andando. Vi auguro e vi consiglio di fare la stessa cosa. Se
avete una resa bassa in inverno, vedete anche i radicchi, mica ho rispettato la distanza minima, li ho messi così a circa 15 cm l'uno dall'altro e sono tutti attaccati, però vedete che stanno bene. Quindi, come vi dicevo, quest'anno sono veramente felice di quest'orto qui. È una gioia venirci. Ho due sedie di là, ogni tanto ne metto una qui e ci passo quei 20 minuti in tranquillità e serenità. Bene, dai, è tutto anche per oggi. Spero di avervi fatto passare qualche minuto in serenità in mezzo a tutta questa natura. Vi auguro una buona giornata. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, iscrivetevi al canale. Ci vediamo la settimana prossima.